Atmosfera, ciao Sara, qui ad Alperdom, Apeldoorn è serena perché intanto il traguardo minimo è stato raggiunto, l'ingresso in semifinale, va detto che questa squadra ha l'oro mondiale come obiettivo, anche se loro scaramanticamente, giustamente, non pronunciano questa parola, queste tre lettere. Ieri la vittoria sulla Cina, una prestazione non brillante come quella di tre giorni prima. Sapete che la Cina è stata la nostra ultima avversaria della seconda fase, liquidata 3-0 con una partita praticamente perfetta, riaffrontata, ed è sempre complicata in una situazione del genere perché gli avversari hanno studiato la partita precedente, si sono presentate più preparate e infatti l'Italia ha avuto qualche problema in più. In realtà non nei primi due set, infatti se mettiamo insieme le due partite la Cina si è trovata a perdere nettamente 5-7 consecutivi, però poi l'Italia è mancata nel terzo, è tornata a commettere gli antichi errori, o meglio quegli errori che non ha fatto nella sfida diretta, e ha abbassato il livello della prestazione nei fondamentali, nella battuta in particolare, e di fatto è stata annichilita nel terzo set. Bravissime le azzurre, questo è importante dal punto di vista emotivo e psicologico, a reagire nel quarto set, perché quante partite di pallavolo iniziano con una squadra avanti 2-0 che poi va a perdere al tiebreak perché si liquefà nel corso del match. Tra l'altro tutte partite molto combattute, quelle di ieri, a parte Stati Uniti-Turchia 3-0, la Serbia a momenti ci lascia le penne contro la Polonia e recupera la situazione proprio al tiebreak, e poi la nostra avversaria che citavi prima, il Brasile, che perde, ecco il riferimento, perde i primi due set contro il Giappone, poi si riaccende e va a vincere al tiebreak. Brasile, che è la squadra che ci ha battuto al tiebreak nella quarta partita del secondo girone. Brasile, a cominciare dal suo CT, convinta che l'Italia, ma lo dicono tutti, fa comodo dirlo, è la favorita anche per questa sfida.